Oggi comincio ad affrontare un argomento estremamente importante per l'estetica del flauto e non solo direi, cioè il colpo di lingua. Però invece che partire dai trattati antichi, oggi vi parlerò soprattutto di fonetica, nel senso che intanto cerchiamo di capire cosa succede a livello di apparato fonatorio quando gestiamo per appunto il colpo di lingua. Cosa che dopo credo ci metterà in grado di capire meglio la logica sottesa a quello che ci dicono i trattati, una logica che forse non era così chiara, visto che la fonetica non era così avanzata scientifica come lo è oggi, ma probabilmente, ripeto, ecco, diventerà più semplice orientarsi dentro alla foresta delle possibilità che ci danno i trattati. Allora, partiamo dall'idea che creare un inizio del flusso del fiato, noi dobbiamo riuscire in qualche modo a interrompere questo flusso del fiato. Questo avviene tipicamente attraverso le consonanti. Quando noi pronunciamo delle vocali, abbiamo l'apparato fonatorio aperto, con le corde vocali che vibrano e quindi noi possiamo tenere queste vocali per tutto il tempo che vogliamo, proprio perché non c'è di fatto nessun ostacolo che si frappone fra il flusso dell'aria interno e, diciamo così, l'ambiente esterno. Invece le consonanti si distinguono dalle vocali proprio perché a diversi gradi tendono a interrompere o a ostacolare questo flusso dell'aria che sale dai polmoni. Ecco, teniamo presente che le consonanti che ostacolano maggiormente questo flusso sono quelle che di fatto lo interrompono concretamente. Quali sono? Beh, per esempio le labiali. La P e la B. C'è un momento in cui noi abbiamo la bocca chiusa e quindi lì il fiato non può passare e la pronuncia del labiale avviene proprio per esplosione nel momento in cui di colpo allentiamo la morsa, diciamo così, delle labbra. Differenza, l'articolazione è praticamente la stessa, a differenza è il fatto che nella P, che chiamiamo sorda, le corde vocali non vibrano tanto quanto nella B, perché poi, come al solito, insomma, le situazioni in astratto sono chiare, nel concreto poi sono molto più, non c'è solo nero e bianco, ma ci sono anche le varie sfumature di grigio. Poi le dentali fanno la stessa cosa sfruttando la lingua e i denti. La lingua si appoggia, tecnicamente vengono chiamati gli alveoli dei denti, quindi la parte superiore, diciamo così, interna del dente, e chiude il flusso del fiato. È solo nel momento in cui ritraiamo di colpo la lingua che il fiato può passare. E questo avviene tipicamente per la T e la D, che di nuovo sono una sorda, T, quindi senza vibrazione delle corde sonore, e una sonora, la D, che mette in vibrazione le corde. Poi in realtà ci sono altre forme di occlusive che sono un po' più, diciamo così, lievi. Quelle che ci interessano in particolare sono le cosiddette velari, cioè quelle che tendono a ostacolare il flusso dell'aria attraverso il restringimento che si crea fra la parte interna della lingua e il velo palatino.
E qui siamo dentro al contesto della G, che per l'appunto, anche se non interrompono del tutto il flusso dell'aria, lo restringono al punto tale da poter creare questa situazione di esplosività che ci dà poi il suono K e G. Quindi vedete che in buona sostanza noi abbiamo tre posizioni per poter bloccare in maniera abbastanza significativa il flusso dell'aria interno. La posizione labiale, la più avanzata, la posizione dentale, quella intermedia, e poi la posizione gutturale, cioè quella più interna. Tenendo presente che ci sono altre consonanti che limitano, tutte le consonanti di fatto limitano appunto il flusso dell'aria in vari modi, ma sempre per l'ottica flautistica ci interessa in particolare la R e la L, che di fatto limitano molto meno il flusso dell'aria di quelle che abbiamo considerato, delle occlusive che abbiamo considerato fino adesso. Tant'è vero che noi possiamo mantenere a lungo tempo la R e la L, cosa che non potremmo fare ovviamente con le occlusive che hanno questa fase, diciamo così, esplosiva per poter essere pronunciate. Anche la L e la R sono in realtà consonanti però posteriori, quindi che vanno a riferirsi alla parte più interna dell'apparato fonatorio. Allora, detto questo, dovremmo avere chiaro quindi che in buona sostanza noi possiamo andare a gestire il colpo di lingua in almeno tre punti diversi, con tre effetti evidentemente molto diversi. Partiamo da quello meno utilizzato in realtà. Anche se nella musica moderna, insomma, lo si conosce, lo si utilizza, che è il colpo, diciamo così, più esterno, quello labiale. Ecco, io in questo caso non ho usato la lingua, ho semplicemente aperto di colpo le labbra. Labbra si schiudono, è chiaro che però il suono acquista il suo attacco, che è un attacco naturalmente molto morbido, quindi è un attacco leggerissimo che per esempio io a volte uso quando c'è quella grafia che troviamo descritta anche in quanza, anche se ne parla poi rispetto a un'altra procedura, ma insomma magari ci arriveremo a suo tempo, in cui trovate le note puntate e legate insieme. Ecco, in quel caso è evidente che c'è una sorta di leggerissimo staccato che per esempio può essere utile gestire attraverso la procedura labiale, diciamo così. Poi arriviamo alla situazione invece più nota per l'autisti, il famoso tu. Questo è un colpo molto netto e si distingue dal du proprio per la sua nettezza. Nel senso che in realtà l'articolazione delle due consonanti, come vi dicevo prima, è molto simile. Quello che fa cambiare il senso flautistico di queste due consonanti è il fatto che tendiamo a portare più esterna la T e quindi ritraendo la lingua in maniera molto veloce e tendiamo a portare più interna la T ritraendo la lingua in maniera meno veloce. Questo fa sì che
suono T si opponga al suono D. Naturalmente dietro ci sono, come abbiamo detto, le velari in particolare, che oggi vengono usate nel doppio colpo di lingua, ma che di fatto possono permettere un colpo di lingua a tutti gli effetti. Questa è la G. E questa è la C. Come vedete, la C di fatto corrisponde alla T, diciamo così, il colpo arretrato che assomiglia di più a quello veloce e potente, diciamo così, della T, come invece la G corrisponde di più al colpo più dolce della D. È evidente che, come dire, il primo dato che credo sia importante gestire a livello di uso dei diversi colpi di lingua è l'opposizione fra il colpo forte, quindi la T e la C, nel caso della situazione arretrata, e il colpo invece più molle, oserei dire, no, della D e della G. Prendo come esempio la prima sonata delle sonate per due flauti di Telemann, peraltro meravigliosi. C'è un dolce iniziale in quattro quarti con delle figurazioni soprattutto in sedicesimi, però il fatto stesso che si parli di un dolce tende a escludere il colpo di lingua più duro. Ci permette, come avete visto, nel momento in cui inizia la figurazione con una nota puntata e tra l'altro segnata anche nell'originale con un segno di rilievo su quella nota, ecco, è chiaro che lì invece useremo tipicamente la T, che darà molto più nettezza a questa nota. Usare ovunque la T vorrebbe dire, ecco, togliere evidentemente il carattere dolce, diciamo così, che viene dato a questo allegro. D'altra parte, ecco, per esempio, adesso mi viene in mente il solito allegro della sonata di Handel, è chiaro che lì con la D è d'obbligo, perché con la D è chiaro che si attenua molto invece per l'appunto il carattere deciso che ha la scrittura di Handel. Quindi per oggi io mi fermerei qui. Date queste premesse, poi invece andremo a vedere cosa dicono i trattati e cercheremo poi di capire il senso fondamentale della complessità che i trattati dedicano al colpo di lingua, che detto in due parole, come anticipazione, è il senso.
senso tipico dell'estetica barocca, cioè la capacità di variare. Ci vediamo.